Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Una delle parole più usate nel vocabolario è perché, seguita da un punto di domanda. Perché accade questo? Che senso ha quello che ci sta capitando? C'è chi tira in campo la fortuna o la sfortuna, oppure il caso o il destino, e tutte le risposte finiscono lì. Ma chi è stato a messa in queste feste di Natale avrà senz'altro sentito queste espressioni. In principio era il Verbo era presso Dio, anzi era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Parole tanto solenni da sembrare un po' enigmatiche, se vogliamo, ma in realtà proprio queste parole hanno a che vedere con molti nostri perché. Infatti nel Vangelo quel termine verbo che i greci chiamavano logos è direttamente imparentato con Dio e sta a dire che tutto per tutto c'è un senso, un motivo che era nascosto da sempre nel cuore di Dio. E siccome questo Dio è padre e non un despota sadico che si diverte a far soffrire, allora possiamo dire che anche nelle situazioni più turbolente, anche nei momenti più drammatici, possiamo contare sul fatto che c'è un senso in ciò che accade. Un motivo buono, anche se noi non lo vediamo affatto. Dio ce l'ha nel cuore e questo Dio è dalla nostra parte, ci ama. Ma ecco che nel Natale Dio ci ha aperto il cuore. Non ha più segreti. Il Verbo, il senso, il buon motivo di tutto ciò che esiste o accade si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, afferma l'Evangelista Giovanni. E in quel noi ci siamo tutti. E allora, per quanto possa sembrare paradossale, è davvero straordinaria l'opportunità che ci è data. Guardare Gesù e dire ecco il Verbo che si è fatto carne non è cosa da poco. Equivale a pensare ecco il senso di tutto ciò che sperimento e vivo. È Lui, Gesù Cristo. Soprattutto in certe ore o in certe esperienze questo permette di trovare, non dico una risposta a tutti i nostri perché, ma la conferma, la certezza che una risposta comunque c'è. Ed è buona, anche se non ci è dato di percepirla. Questo ci aiuta a vivere e ad andare avanti anche quando c'è buio e oscurità attorno a noi. Infatti anche questo ci assicura il Vangelo. La luce ormai splende nelle tenebre e le tenebre non sono riuscite a spegnerla. Il Logos, il Verbo di Dio, non è venuto a toglierci l'oscurità. È venuto come piccola luce che splende nelle tenebre. E questo per ora ci basta. Le tenebre non sono più soltanto buio e oscurità. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.